Siamo? Rosso? Intanto che aspettiamo l'ultima persona, volevo ringraziare prima di tutto gli enti che sono qui rappresentati in parte. Volevo ringraziare la provincia di Como per il patrocinio, il comune di Lomazzo e il comune di Lovellasca che hanno sempre patrocinato questa manifestazione. Per cui adesso darò la parola ai sindaci per un saluto. Grazie. Ovviamente do la parola prima al sindaco di Lomazzo Valeria Benzoni, perché essendo donna ha diritto di precedenza, e poi al nostro nuovo sindaco Renato Brenna, che vi ringraziamo per la partecipazione. Poi darò la parola a tutti per un breve e procediamo con le premiazioni. Grazie. Della manifestazione qui davanti ai miei occhi, ci sono persone che si sono date da fare, ci sono persone che volontariamente hanno organizzato tutto questo, quindi ho tanto di cappello a tutti voi che siete riusciti a organizzare una tale manifestazione. Mi spendo pochissime parole per i bambini, perché nel momento in cui sono arrivati terzi, partecipanti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione che mi auguro si ripeterà nei secoli e che si verrà ricordata. Massima disposizione da parte nostra per organizzare queste cose e quindi un grazie a voi per aver potuto realizzare questa corsa bellissima. Grazie. Quest'anno daremo anche un riconoscimento particolare ai nostri sindaci. Particolare perché comunque segna un po' dell'inizio del loro mandato, per cui però lo diamo dopo, quando ha parlato anche il sindaco di Lovellasca, lo faremo dare proprio dal nostro referente dei Money Runners, per cui glielo daremo un simbolo, però per augurare un bocca al lupo per il cammino che stanno iniziando e ringraziando per la collaborazione ci sarà. La parola al sindaco di Lovellasca, Renato Brenna. Grazie per l'invito e complimenti veramente di cuore, con commozione, per quello che ancora una volta la vostra associazione è riuscita a organizzare e a realizzare. Francamente però io non posso non esternarvi il mio profondo rammarico, perché mi sento veramente un verme. Cioè, di fronte a tanta dedizione, di fronte a tanto impegno, di fronte poi alla capacità di tanti, anche miei coetanei, anche oltre la mia età, che si sono cimentati in una prova che, dato il caldo, sicuramente è stata impegnativa, io una volta di più sarò anche sindaco pro tempore, ma sono soprattutto un verme, perché non ho avuto il coraggio e la forza di partecipare come attivo e non come istituzione, una manifestazione che veramente vi fa onore. D'altro canto Manera, della quale io conosco bene un po' tutta la storia, ha sempre dimostrato di saper fare dei miracoli, dei piccoli grandi miracoli, perché quantunque sia un quartiere magari un po' isolato dai centri di Lovellasca e di Lomazzo, ha saputo dimostrare in tutti questi anni, da che io ho memoria, di coinvolgere, mobilitare, far partecipare tutta la comunità manerese. Quindi questo è un vanto che voi dovete sapere di dimostrare, e sicuramente continuerete ancora così per tanti tanti anni ancora. Grazie per la vostra veramente fantastica capacità di mobilitare la comunità manerese e non solo. Adesso chiediamo a Renato di dare ai nostri sindaci un riconoscimento. Ed è infatti, visto quanto detto il nostro sindaco di Lovellasca, vuol dire che l'anno prossimo lo vedremo a correre con la maglietta dei Money Runners.
c'è il servizio medico assicurato, per cui può stare tranquillo. Per cui diamo una maglietta simbolica, però l'anno prossimo li vogliamo vedere entrambi con la maglietta e a correre. Sì. Sono proprio anche differenziate uomo-donna, cioè sono proprio insomma, non da scherzare. Ho chiesto al runner che taglia la maglietta, mi ha detto che la L, quindi scusatemi ma io non me la indosso. Grazie. Adesso passo la parola al presidente di Maniera Scighera per un saluto, poi al signor Bassani, alla Lita. Allora ringrazio veramente tutti, è stata un'edizione straordinaria con quasi 1400 partecipanti quindi, e oltre 100 volontari, quindi grazie veramente a tutti, siete stati tutti veramente fantastici. All'anno prossimo! Buongiorno a tutti, io ringrazio il gruppo di Maniera Scighera per l'edizione del secondo anno, siete migliorati tantissimo. Siete migliorati tantissimo, il percorso, nonostante le difficoltà che mi diceva Pier, era bello, almeno ho fatto i 6 km, a differenza del sindaco, ho fatto i 6 km, mi sono accidentato e vi propongo di iscriversi subito alla FIES tramite Renato e così dal prossimo anno, ma non solo, inizio a fare le camminate nostre. Ringrazio, il percorso era bello, molto presidiato, complimenti ancora perché siete un bel gruppo. Grazie. Diamo la parola alla Lit. Sì, anche noi volevamo fare i complimenti a tutta l'organizzazione per questa bellissima giornata e soprattutto ringraziare tutti quanti per la collaborazione sperando si possa ripetere ancora nel futuro. Ci siamo fatti veramente bene, grazie. Adesso passiamo alla premiazione. Allora, premio di gruppo più numeroso. Allora, chiamiamo al ritiro. Fuori concorso. Allora, fuori concorso ovviamente sono i Maniera Runners, eh? Quindi il nostro gruppo sportivo che insomma sono un po' dappertutto, li vediamo diffondersi a macchia di leopardo. Per cui chi fosse interessato a correre la domenica vi chiediamo di iscrivervi. È un bel gruppo, sono già tante persone, hanno una bellissima maglietta. Ed è un'opportunità per stare insieme, per fare dello sport, per conoscere un po' il nostro territorio, il territorio circostante. Allora, procediamo con la premiazione del primo gruppo, con 42 partecipanti, Lavis Ogiono. Facciamo consegnare i primi sempre dei sindaci e li facciamo lavorare. Grazie. Complimenti, grazie. Grazie. Il secondo gruppo è il GAP di Saronno con 38 partecipanti. Allora, ritira il premio la signora Finuccia, la Finuccia, anche lei. Anche lei ha corso. Bravissimo. Marito. Ha corso con il marito che ha 91 anni. Complimenti, complimenti veramente. Adesso la accompagniamo con il premio. Grazie. Bambini. Ciao. Bambini. Grazie. Grazie. E i terzi classificati, come vedete, sono già qua schierati da un po'. Per cui...
segnale dei nostri sindaci, da entrambi, oggi è un onore avere entrambi, non è così facile. Per cui facciamo ritirare il premio a Edoardo e poi per tutti voi ci sarà un piccolo riconoscimento che vi chiediamo di andare a questo punto a ritirare direttamente al banco iscrizioni. Incarichiamo Luisella, magari seguite tutti Luisella, magari... Sì, magari prendete il cesto, qualcuno che prenda il cesto. Volevo ringraziare anche i referenti del Piedibus che però si sono forse allontanati, Sergio e il signor Chioni. Ok, lo ringrazio. Il Piedibus funziona perché ci sono tantissimi volontari, tantissimi. Ne vorremmo anche di più, qualche genitore che tutte le mattine accompagnano i nostri bambini a scuola. Ed è un bellissimo servizio, i bambini si divertono, per cui per l'anno prossimo nuove iscrizioni al Piedibus. Grazie. Allora, poi premiamo Dialogo Club di Oggiate Comasco. Prego. Artisti valassinesi. Grazie. Allora, Podesti Valassinesi con 26 partecipanti. Questi gruppi sono tutti gruppi che all'interno delle varie realtà locali hanno creato questi gruppi sportivi e vanno a correre, a camminare in tante manifestazioni che fanno parte del circuito FIASP, quindi delle marce non competitive, ma dove c'è sempre un grande divertimento. Questo grazie sempre al signor Bassani. Allora, le manifestazioni che organizzano FIASP sono 75 in un anno e quest'anno c'è anche un trekking al ricordo del centenario della Grande Guerra a Re di Puglia, su Garda. 20 km al giorno per 5 giorni, 100 km per chilometro del centenario del ricordo della Grande Guerra. Comunque sono tante le manifestazioni, tutte le domeniche sono tante. Allora, passiamo poi al sesto posto, Budisti Romano, con 23 partecipanti. Buongiorno. Lei sì, io? Perfetto. Grazie. Posto Marcia Caratesi con 20 partecipanti. Grazie. Okay. Grazie, arrivederci. L'ottavo posto, Polisportiva San Marco Cantù. Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie. Nono posto, Marciatori Mozzatesi, con 18 partecipanti. Grazie. Volevo invitare tutti quanti alla nostra camminata che si terrà il 6 luglio a Mozzate. Grazie, Maria Anna, ci saranno magari qualcuno in più. Grazie. I marciatori Cogliate con 18 partecipanti. Buongiorno. Grazie. Thank you.
Avissarondo con 18 partecipanti. Avissarondo? Ok. Dai, venite su tutti. Oh, così si fa. Tutti troppo alti. Ci pensiamo. Ci stiamo organizzando. Manzoniano Leppo. Con 16 partecipanti. Cascina Peotta con 16. Grandi, grazie, grazie. Grazie. Atleti Campo Giuriati. Con 16 partecipanti. Ogni tanto sorridi, Adriano, sorridi ogni tanto. Ok, poi passiamo Brianza Nord con 15 partecipanti. Bravo, bravi tutti. Bravo, chiaro. Avi slentate con 15 partecipanti. Avi slentate, c'è nessuno per avi slentate? Sono già scappati? Probabilmente ha rislentato, ha dovuto sì, mi ha lasciato detto che non potevano fermarsi, per cui poi ritireranno prima. E per ultimi vanno Boomerang Carbonate con 15 partecipanti. Grazie. Adesso chiamerei tutti i Maneran Zona. Se ci sono, se vi avvicinate, facciamo una foto. Anche i volontari, tutti, tutte le persone che hanno dato una mano, abbandonate i posti. Sì, allora, mi dicono che c'è la signora che comunque è stata bravissima. Già lo sono di loro. Che è una persona che oggi è venuta non da sola, per cui veramente un grazie, 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 complimenti a questa signora che è venuta in dolce attesa, come sempre, insomma sono di parte ma le donne dimostrano una certa forza, una certa, grazie, complimenti, possiamo dire rispetto a un maschietto femminuccia? Femmina, ancora meglio, grazie, grazie. Pazzo. Allora, abbiamo premiato i gruppi, adesso volevamo tutti i Maneran qua vicino. Avvicinatevi, avete paura? Dai, adesso arriva Renato a prendermi. Se vi avvicinate volevamo anche premiare, ma a questo punto lascio però la parola al presidente di Maneran Sciguera, che invece si è allontanato perché lui parlare non è tanto suo forte, o meglio. È bravissimo ma si allontana spesso. Arriva Pier. Pier, volevamo appunto premiare le associazioni che
ci affiancano. Arriva Pier e chiamiamo allora l'associazione Radio Amatori. Radio Amatori. Adesso lascio la parola per questa premiazione a Pier. Eccolo. Allora, ringraziamo l'associazione Radio Amatori di Lomazzo. Ok. Uno qui. Gli altri cinque, dove era nato? C'è un piccolo. Allora, cominciamo a dare il primo. Io? Grazie, sì, Renato? Ci siamo dimenticati qualche cesto. Adesso arrivano. Comunque vi diamo di avvicinarsi alla Croce Rossa di Lomazzo, alla Protezione Civile, siete già in zona, Protezione Civile di Rovello, al SOV di Lomazzo, alle Aquile di Cermenate e al Fotoclub di Rovellasca.